Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Paolo Spal 07. Matteo 95. Anche oggi parliamo di Spal. Sigla. Spal-Lazio 2-5, davanti molto bene, dietro malissimo. La cronaca della partita. Parte, da dire la verità, parte meglio la Spal. L'aggressività c'era in campo, abbiamo i primi minuti, primissimi minuti, abbiamo tenuto abbastanza bene, ma come spesso ci capita, passare in vantaggio è stata la Lazio con un gol di Luis Alberto che si è trovato il pallone fra i piedi, ha saltato con una finta bellissima prima Viviani, poi Vicari, mette a sedere Gomis e piazza sul secondo palo per il gol dell'1-0. La reazione della Spal è stata immediata, un traversone dalla sinistra, interviene un intervento di Wallace su Paloschi, calcio di rigore, Antenucci realizza 1-1. Non c'era nessun dubbio sul calcio di rigore, non sono neanche andati al VAR, l'hanno dato direttamente. E dunque la reazione della Spal è stata immediata lì per lì. Ma non passa molto che la Lazio ritrova il gol del vantaggio con Immobile che viene imbeccato davanti alla porta e supera in uscita Gomis per il gol del 2-1. Anche lì la Spal abbosta una reazione, ma è un fuoco di paglia perché poi la Lazio allungherà 3-1, sempre con Immobile messo magistralmente davanti alla porta, a mio parere, con un filtrante illuminante. 3-1 e poi di fatto la partita è quasi finita lì, nonostante ci sia stata una reazione ancora una volta della Spal che di cuore è andata a segnare il 3-2. Con una discesa di Lazzari, un rinvio sbagliato della difesa, Antenucci trova il gol del 3-2, ma poi dopo pochi minuti segnerà ancora Immobile su un traversone, colpo di testa, batte ancora Gomis, 4-2 finito il primo tempo. Si inizia del secondo tempo, Semplici ha provato a cambiare col 4-4-2, ma non è servito praticamente a niente. Su un calcio d'angolo è arrivato il gol del 5-2, primo poker in Italia di Immobile, ovviamente lo fa la Spalma. Le marcature oggi erano parecchio lente. E dunque finisce così la prima gara dell'anno al Paolo Mazza. È stata una partita veramente bella, tosta, difficile soprattutto per la Spal. 5-2 è un risultato che è pesante, ma che alla fine, se vogliamo, ci può stare. La Spal, secondo me, comunque ha giocato bene là davanti. Cosa dici? Ma sì, ha fatto comunque una discreta partita in fase offensiva, nonostante quelli che sono i nostri limiti. Buona parte di Antenucci, Tenuti assolutamente. migliore in campo, secondo Bravissimo, me, anche Paloschi, bravissimo a buona proporsi partita. anche Paloschi, ma soprattutto Antenucci comunque Doppietta a comunque, riaprire la cioè partita sul pareggio e quella 3-2, riapre, esatto. assolutamente. E devo dire anche in fase offensiva, buone le difese sulle due fasce, si proponevano i centrocampisti, Grassi si è conquistato un altro rigore, Sì, ho visto anche dei si inseriscono miglioramenti. molto, cioè le trame ci sono là davanti, secondo me Abbiamo visto non qualcosa giocano di. male là Sì, io davanti. personalmente ho visto un centrocampo che ha fatto, che ha creato un gioco discreto, Una buona nonostante partita. una buona partita, esatto. L'unico problema quest'oggi è stata proprio la difesa Esattamente, era a esattamente dove causa volevo di. arrivare. Il disastro biblico è stato là dietro. È stato là Esattamente. dietro. Salamon imbarazzante. Vicari ha perso due marcature. Felipe Felipe, anche lui, ha ha perso perso sul quarto gol Immobile. Immobile. Marcature molto lente. Poi, per carità, diamo anche merito alla Lazio, che è uno squadrone che gioca un calcio. Io penso una delle più belle squadre passate da Ferrara, cioè non a caso sono lassù che lottano per l'Europa. Mi hanno impressionato molto Lukaku, che è velocissimo nonostante la statura, la stazza, ci mettono il fisico, come trattano la palla i centrocampisti, mettono in porta gli attaccanti come niente. Esatto. Però comunque diciamo che noi gli abbiamo dato una mano su questo Sì, abbiamo fronte. regalato sicuramente alcuni palloni, abbiamo perso delle marcature, però comunque, come detto Paolo, la qualità della Lazio si è vista tutta. Propongono un gioco veramente fantastico, secondo me, perché comunque, ripeto, è una delle migliori squadre viste a Ferrara, una squadra che non ha avuto bisogno di aiuti assolutamente, ha espresso un ottimo calcio e si è visto effettivamente Sì, quello niente che. aiuto, girazione arbitrale di tagliamento direi Esatto, impeccabile. Non ci impeccabile. sono stati del resto episodi clamorosi, ma veramente impeccabile. Spal anche sfortunata perché sul 2-5, punizione di Viviani, la sua mattonella si stampa sul palo, Rizzo la rimette in mezzo e salva sulla linea stracoscia. Neanche fortunati, a parte che sul 3-5 probabilmente non sarebbe cambiato niente. Cos'altro dire? Io avevo parlato nello scorso video di mercato. Cosa dici? Intervenire sul mercato
Interviene sul mercato Interviene sul assolutamente sì, mercato. Dopo la partita di assolutamente oggi, un difensore serve? sì. Un centrale sì, Un un centrale di centrale di difesa difesa serve. serve Io sono assolutamente. abbastanza d'accordo con te. Di esperienza, uno che commetta pochi errori, perché oggi ci sono visti tanti errori anche di inesperienza. Sì, io dirò comunque che Salomon, per essere un giocatore che comunque ha visto la Serie A, Convince e non non convince. convince, secondo me, personalmente a me non convince, però non posso già dare giudizi così affrettati, nel senso che ho visto in più Ha fatto comunque partite, partite buone, fa errori, però ma ha fatto anche tende a partite. fare parecchi Purtroppo però errori, questi errori qua però li paghi perché 4 tiri in porta, Felipe. 4 gol nel primo tempo, di fatto dopo il Sì. secondo tempo, Felipe, vabbè. anche lui un giocatore di esperienza, oggi purtroppo ha perso Immobile lì su quel lancio Stanno deludendo anche, diciamo, i nuovi che un pochino abbiamo preso. Quindi, intervento sul e mercato. Vicari, dico un'ultima cosa, secondo me Vicari, giovane comunque, non a meno che io abbia memoria, non ha ancora calcato campi di Serie A, quindi è il primo anno. Penso che abbia ancora dei margini di crescita, Che che ci possa avere vuole, margini di quindi ci vuole crescita. comunque nell'immediato uno di esperienza Sì, per poi, e poi si vedrà. bisogna Anche un affiancare centrocampista, magari ci anche un starebbe un cambio centrocampista, per Viviani assolutamente. possibile, e magari una mezzala, visto che sembra che ci sia anche Schiattarella oggi, diciamo, ha fatto bene, ma anche in fase difensiva Poi credo ci vorrebbe comunque, uno che faccia un po' di poi se legna, non ricordo diciamo. male, qualche giocatore dovrebbe essere in uscita, Però quindi sì, è chiaro, dopo si vedranno le esatto. uscite in cui dovranno essere rimpiazzati. Bene. E bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di Spal Lazio, della partita, del mercato che dovrà fare la Spal. Io volevo annunciare con lui una nuova rubrica che uscirà più avanti su qualche momento a Marcord di questi ultimi anni della Spal, su qualche episodi belli, quelle trasferte che sono state fatte, episodi che sono successi in passato, una rubrica davvero carina, seguitela. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao Sempre ragazzi, Forza Spal. sempre Forza Sport.